E comunque si fa solo un piatto a sera, ok? Non che faccio il risottino, poi il secondo mi chiedono anche il dessert. Ho capito, ho capito. E poi cucina mia, regole mie, facciamo modo mio. Ho capito, va bene, ma perché te la prendi tanto con me? Perché francamente mi sembra proprio una cosa idiota. Beh, ma potevi dirgli di no, invece gli hai detto di sì. Gli dicevo di no, poi pensavo che non sapessi fare. Guarda, non lo so, non lo so. Che tu sei strano forte, eh? Ha parlato per quella che dà fuoco alle case. È questo quello che dicono di me? Vabbè. Anche io ho distrutto un hotel, mica mi offendo se me lo dico. Vattene via! No! Vattene aspetta, via! Aspetta. Prendo le mie cose e vado via adesso. Mio marito era malato. Aveva un tumore. Gli sono sempre stata accanto, giorno e notte, sempre con lui. Una volta, capita che mi addormento. Avevo la sigaretta in mano. Ha preso fuoco le tende. E quelli dicono che do fuoco alle case. È stato solo un incidente. Cazzo però. Ma tuo marito è morto? No. Non si è fatto niente, anzi poi è anche guarito. E dopo tutto quello che ho fatto per lui, la chemio, gli ospedali, sai che cosa ha fatto? Mi ha mollata. Così hai capito? Io stavo male e quelli dicono che do fuoco alle case. È perché alle persone non gliene frega niente di nuovo. Poi uno si trova solo. Ma proprio solo, cazzo, io lo so. È che la gente ha paura quando uno sta male. E come dicevi tu oggi, hai ragione. Comunque, grazie chi mi ha accompagnato a casa. Senti, posso salire? Devo fare pipì. In che senso? Nel senso, se posso salire. Cioè, puoi salire? Cioè, tu vuoi... Che? Ma tu fai così con tutti, vai col primo che passa. No, è che devo proprio pisciare. Dove vai? Non... Cosa fai? Torna su. Mi conoscono tutti. Ferma, sei pazza. Vieni su. Basta.